Intorno alle 18 anche davanti alla prefettura della città di Savona iniziano ad affluire manifestanti che hanno accolto l'invito del Genoa Social Forum a manifestare anche oggi, martedì, contro i fatti che sono avvenuti al G8 di Genova. Questa ferita è una conseguenza che ti porti dalle manifestazioni di Genova? Sì, è successo a Genova in questi giorni. Come è successo? Stavo scappando insieme ad altri compagni perché eravamo stati attaccati all'improvviso dalla polizia e mi è arrivata, credo, una manganellata e io non mi sono girato neanche, scappavo. Ma come sono nati questi scontri? Questi scontri sono nati assolutamente all'improvviso, siamo stati caricati, io non so se non ordini ricevuti non c'era nessunissima ragione di caricare perlomeno quello spezzone. Ci siamo fatti l'idea che effettivamente ci sia stata una violenza proprio disperante. Terribile, che la città sia stata in gran parte abbandonata. Noi siamo peraltro dell'idea che la manifestazione dovesse essere assolutamente pacifica, quindi siamo certamente contrari a ogni tipo di frangia estremistica violenta. Però abbiamo visto scene di attacchi, di pestaggi che speravamo di non vedere più. Scusi, perché si sta mettendo le manette? Perché tanto noi di Rifondazione Comunista siamo dei disobbedienti, allora io per attenermi alle leggi della polizia e del governo attuale mi rimetto le catene, almeno non posso spaccare niente, non posso mettere bombe, non posso picchiare nessuno. È stata un'esperienza che mi riporta agli anni 77, mi ricordo era una manifestazione quando fu uccisa Giorgiana Masi, mi ricorda quei momenti lì. Quella volta ci hanno mitragliato, questa volta ci hanno bombardato con i lacrimosi. Sindaco, anche lei davanti alla prefettura per manifestare contro quanto è avvenuto al G8? Per testimoniare, perché l'appello che ha lanciato la rete di Lilliput è no ad ogni forma di violenza. Ogni forma, da qualsiasi parte provenga, è soltanto la distruzione. Questi sono ragazzi che vogliono costruire, io sono con loro.